Silenzio in camera. Siamo qui nel backstage ad assistere ai preparativi del musical L'amore brucia come lo zolfo. Andrà in scena il 19 maggio al Teatro Rosso di San Secondo. Diamo la linea ai nostri inviati speciali. Di cotta palla musical. Il musical è tratto dal romanzo L'amore brucia come zolfo e parla di Cecilia e della sua storia, ambientata a Caltanissetta alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ai tempi delle miniere. Che pece pece pe. Allora, siamo diverse associazioni, come corpo di ballo Scarpette Rosse, l'associazione Metano e Eite per, come attori e cantanti. La musica è fatta da Corrado Sillitti e i testi da Francesco Miceli. L'organizzazione Serena Miceli. Tutto questo musical è nata dall'idea di una persona che è Michele Pecoraro, che leggendo il libro di Lucia è rimasto entusiasta di questo racconto e ha pensato a una cosa del genere, di fare un bel musical. Chi è il tuo personaggio? Il mio personaggio è Cecilia da bambina. Io sono Calogero, il fratello di Cecilia. Il mio personaggio è Donna Carmela. Donna Carmela è la governante della casa del barone. Io interpreto Cecilia da ragazza. Cecilia è una ragazza vittima del suo tempo a cui vogliamo dare voce attraverso questo lavoro. Per oggi è tutto, alla prossima edizione. Ciao!